Va ora in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Di Radio Piper, buonasera, benvenuti al nostro approfondimento Pianeta Oggi Reporter. In studio Bonella Massimo, dunque vi ricordo subito le nostre frequenze di emissione, 93.800, 88.800 MHz in stereofonia per tutto l'alto Adriatico, emittente, lo ricordo, storica dal 1981. Dunque questo programma prende il nome Pianeta Oggi Eventi nel Mondo perché vuole approfondire un po' quello che sta succedendo in questo pianeta, dando la parola a tutti coloro che stanno lavorando a favore della vita. Cosa vuol dire? Cioè soggetti che fanno parte di associazioni, comitati, giornalisti anche, oppure anche altri colleghi di altri emittenti che vogliono appunto amplificare questa voce, questo nostro messaggio. Ecco, a tale a proposito ringrazio Radio Sirius TV con la persona di Rosario Moreno in Treviso che grazie a loro noi possiamo arrivare a tutta una serie di emittenti web collegate a reti unificate e che praticamente veniamo ripetuti gratuitamente, ecco, questo non è poco, quindi ringraziamo ancora una volta doppiamente Rosario Moreno per questo lavoro, per questo sforzo che sta facendo, questa trasmissione che nasce qui, lo ricordo ancora, da Radio Piper, Radio Piper emittente seguitissima da Venezia fino all'Istria. Dunque io a questo punto direi, anzi prima devo naturalmente ringraziare Paolo Gavasso in regia qui a Fontana Fredda, perché grazie a lui possiamo andare in onda poi su tutto il resto. Allora darei subito la parola al collega dunque dell'associazione culturale Il Sicomoro, ricordo ilsicomoro.com, ecco, un'altra di quelle associazioni che lavorano a favore della vita, che organizzano conferenze proprio per lanciare un messaggio di tutela della vita di questo pianeta, un pianeta che non è messo per niente bene, un'associazione che parla anche di legalità, che promuove la legalità. Ecco, ricordiamo anche l'altra associazione che spesso collaborano assieme, Terra Mater per esempio, con la dottoressa Maria Marzullo. Dunque queste associazioni meritano di avere degli spazi. Io do subito la parola quindi ad Alviano Appi del Sicomoro che ci parlerà proprio di legalità in occasione appunto della ricorrenza delle stragi di Via D'Amelio del luglio del mese appena trascorso. Lui era lì presente e ci farà un po', un riassunto di come sono andate i vari ricordi, le varie conferenze, i vari punti di incontro di giornalisti, magistrati e la gente comune, insomma, ecco come ha reagito la Sicilia con questa ultima ricorrenza. Ecco, qui ti ho fatto anche già un po' la domanda introduttiva che ti può far partire, ecco, su questo schema. A te Alviano e innanzitutto buonasera a te, prego. Grazie Massimo, grazie dello spazio, mi fa molto piacere poter parlare, poter dare un piccolo resoconto di quanto è avvenuto la sera del 17 luglio presso la Facoltà di Giurisprudenza di Palermo. Sappiamo che la rivista Antimafia con Giorgio Bongiovanni, che è il direttore, ha organizzato anche quest'anno, insieme all'associazione Contrariamente e alle Agende Rosse, questo importante incontro che aveva come titolo In che stato è la mafia? Per gli ascoltatori, non siamo in televisione, non abbiamo i sottotitoli, In che stato è la mafia?
la parola Stato è stata scritta in maiuscolo, proprio perché ci sono magistrati che con caparbietà, con forte volontà, stanno cercando ancora i mandanti esterni delle stragi del 92 e del 93. E quindi i mandanti esterni sono mandanti che hanno a che fare con la politica, che hanno a che fare con la grande finanza, che hanno a che fare con la grande economia. Persone che nello Stato, oltre che ai servizi segreti, persone che nello Stato hanno dei ruoli chiave, nelle istituzioni hanno dei ruoli estremamente importanti. Posso dire che le persone che sono intervenute, c'era il PM Nino Di Matteo, c'era Antonio Ingroia che era il titolare della, diciamo, del processo Stato-mafia che si tiene a Palermo prima di lasciare la toga, entrare in cercare di entrare in politica per cambiare con delle leggi fatte dal Parlamento, delle buone leggi sul tema della legalità, era titolare appunto del processo Stato-mafia. Poi c'era il pubblico ministero di Reggio Calabria, il DM di Reggio Calabria, Lombardo, Giuseppe Lombardo, e anche Gianfranco Donadio, che è il magistrato procuratore, che è stato magistrato procuratore nazionale antimafia e che adesso è consulente della commissione Aldo Moro. Naturalmente era anche presente il fratello di Paolo Borsellino, Salvatore. E poi c'erano i ragazzi di Our Voice. Voglio dire a chi ci ascolta che c'erano tantissimi giovani. Si sono parlati di circa 500-600 persone presenti alla facoltà quella sera. E per sentire cosa? Il tema sul quale tutti coloro che sono intervenuti, tutte le persone che sono intervenute, anche su un punto. Il dovere del magistrato non si può fermare a delle mezze verità. Il dovere del magistrato non si può fermare ad assicurare alla giustizia soltanto gli esecutori materiali di un crimine, di una strage, di un delitto. Ma se vi sono delle evidenze, deve perseguire anche i mandanti esterni. E questo nelle stragi di Via D'Amelio e di Capaci è un punto cruciale, perché si è capito che dietro questi mandanti ci sono importantissime figure istituzionali. Ma proprio perché ci sono importantissime figure istituzionali, gran parte della magistratura, per fare carriera, per, da una parte, per fare carriera, per non subire minacce, per non dover fare delle indagini molto faticose con tutti gli intralci che questo comporta, preferiscono fermarsi alle mezze verità. E su questo invece bisogna dire che sia Ingroia, che Nino Di Matteo, che Lombardo hanno detto il dovere del magistrato è garantire una verità totale, perché solo questa è una verità vera. Le mezze verità non possono essere considerate tali e la giustizia lo stesso rimane una giustizia azzoppata. Ecco Liano, scusa, volevo anche ricordare per chi si fosse sintonizzato che questa è Radio Piper,
che modula sui 93,8 e 88,800 MHz per tutto l'Alto Adriatico. E volevo farti una domanda. Ecco, noi abbiamo parlato di questa situazione, no? Stato, mafia, c'è ora un processo in corso, vedremo poi i risultati, eccetera. Però, ecco, possiamo ricordare ai nostri ascoltatori che c'è anche quella parte di Stato positiva, cioè che voglio dire che si comporta nel modo corretto. Assolutamente sì, ci sono forze dell'ordine, ci sono carabinieri, c'è guardia di finanza, c'è magistratura e c'è anche della politica, sebbene con grande fatica, non per niente a tutt'oggi, a 25 anni di distanza, possiamo dire che ci sono dei processi in piedi, stanno andando avanti, grazie al fatto proprio che ci sono queste persone, come dici tu, che stanno lavorando con coscienza, con senso del dovere, con spirito, con lo spirito della Costituzione. D'altra parte, però, noi non possiamo negare il fatto che anche in questo momento stiamo assistendo ad una specie di onda di revisionismo. Si cerca, intanto ci sono le solite etichette che vengono messe ai magistrati. Sono le etichette che avevano dato a Falcone e Borsellino, degli sceriffi e dei magistrati che in qualche modo volevano mettersi in mostra. È la stessa cosa che adesso viene detto al pool di Nino Di Matteo, a Teresi, a Del Bene, e non soltanto, adesso si è aggiunto anche il PM di Reggio Calabria, Lombardo, semplicemente perché non si accontentano di una verità mezza, di una verità azzoppata, ma la stanno cercando tutta, a rischio della propria vita. Tu sai che non è molto tempo fa che si è dato spazio in televisione al figlio di Totò Riina. Per lo stesso Totò Riina il medico ha chiesto gli arresti domiciliari perché il suo stato di salute sembra non essere compatibile con la detenzione. Sebbene il tribunale invece abbia garantito che il luogo dove si trova Totò Riina è perfettamente in grado di dare tutte le cure del caso. Sappiamo dell'intervento in televisione di Marcello Dell'Utri. Marcello Dell'Utri ha avuto un'intervista televisiva di quasi tre quarti d'ora, mentre dovrebbe essere al 41 bis. C'è una serie anche nei riguardi di Bruno Contrada, che è quel agente, il numero 3 dei servizi segreti, che è stato condannato per mafia, per concorso esterno in associazione mafiosa, e una condanna che è avvenuta con la sentenza, ha attraversato i tre gradi di giudizio, quindi con la sentenza di Cassazione. Pur tuttavia in questo caso c'è stata una Cassazione bis, l'unico caso, per un ricorso a Strasburgo proprio dei legali di Contrada, nei quali si è detto che va bene, il concorso esterno in associazione mafiosa non era ben delineato nel momento in cui Contrada commetteva quei delitti, ma il fatto che io procuro dei documenti falsi a dei mafiosi, li avviso che sono intercettati e via dicendo, questo è un fatto. La semplice considerazione che noi possiamo dire che non era ancora configurato come un delitto, cioè con quella precisazione di concorso esterno in una situazione mafiosa, aiutare dei criminali,
e invece Contrada viene presentato come una persona, si cerca la totale riabilitazione, si cerca la riabilitazione di Dell'Utri, si cerca la riabilitazione di Totò Cuffaro, queste sono persone che continuano in carcere a percepire gli stipendi che avevano da parlamentari. Allora, capisci che... Sì. Che dobbiamo tenere bene la mira anche sul fatto che c'è una forte onda, specialmente mediatica, che tende a minimizzare questi ruoli. Eh sì, c'è questa cosa qui, sembra che anche come diciamo risonanza mediatica non sia molto, molto forte. Ad esempio, in alcune conferenze che io sono stato, appunto per dare spazio a questi magistrati che venivano ospitati, non vedevo altri colleghi della stampa, oppure veramente col contagocce. Quindi tu hai nominato prima Nino Di Matteo, quando è venuto a Venezia c'ero solo io a fargli un'intervista. Insomma, sappiamo che Nino Di Matteo è colui che ha sostituito, per far capire a chi non lo sa, perché ancora c'è tanta gente che non sa queste cose, ha sostituito i due magistrati assassinati, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Adesso abbiamo Nino Di Matteo e non solo lui, comunque abbiamo questa figura, tu prima l'hai nominato. Ecco, in quell'occasione a Venezia non c'era nessun collega della stampa che era venuto per dargli spazio, per intervistarlo. Quando c'è qualche politico si precipita anche la televisione più piccola della regione. Ecco, questa è una constatazione. Nel frattempo ricordo che questa è Radio Piper sui 93.888 MHz, in regia sempre qui Paolo Gavasso. Abbiamo Albiano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro che ci sta spiegando un po' come sono andate le ricorrenze delle stragi di luglio in via D'Amelio a Palermo. Ecco, io ridò nuovamente la parola a lui per il proseguo di questa riflessione, per andare anche verso poi la conclusione. A te, Albiano. Sì, ricorderai anche Massimo quando c'è stato il processo Andreotti, alla fine Giulio Andreotti, il senatore Giulio Andreotti, è stato assolto dalle accuse di aver dalle accuse di complicità con la mafia, ma in realtà ed è stato accolto anche con un grande applauso quando c'è stata la trasmissione A Porta a Porta, ma ci si dimentica di dire che però nella sentenza è stato assolto perché il reato è andato prescritto. Allora, per chi ci ascolta, un reato prescritto non vuol dire che una persona è innocente, vuol dire che una persona ha commesso dei delitti, ha commesso delle infrazioni, ha commesso delle cose, ma sono scaduti i tempi che la giustizia si dà per arrivare ad una sentenza su quei temi. Ecco, per dirti quanto oggi la politica tenda un poco a, diciamo, a togliere lo scudo veramente a quei magistrati che con coraggio portano avanti queste indagini, e invece lo cercano di mettere alla... Non saprei neanche io dire, mi sembra quasi incredibile che dobbiamo dare uno scudo alla criminalità. Diamo uno scudo a tutto quello che non è coraggioso, a tutto quello che non è definito, a tutto quello che non è determinato ad andare fino in fondo e a fare estrema chiarezza. Per esempio, proprio di questi giorni, voglio soltanto ricordare che da pochissimo è stato scelto come capo della Procura di Napoli Giovanni Melillo, mentre per le persone addette ai lavori il posto sarebbe spettato a Federico De Rao, che è procuratore capo a Reggio Calabria. Ha 65 anni, ha sempre avuto a che fare con temi di camorra e di 'ndrangheta, mentre Giovanni Melillo è più giovane, ha 7-8 anni di meno, ha 57 anni,
è stato PM a Napoli, ma dopo ha lavorato quasi sempre prima come consigliere di giurisprudenza con Azeglio Ciampi e poi con il ministro della giustizia Andrea Orlando, sia sotto il governo Renzi sia sotto il governo Gentiloni come capo gabinetto. Allora qui abbiamo un politico che va a reggere la procura di Napoli, che guarda caso è quella procura che con il magistrato Udco, che è stata quello che ha procurato più fastidi, più danni con le indagini Consip al Partito Democratico. Allora, la politica, io vorrei quasi quasi finire con le parole dei ragazzi che c'erano alla sede della facoltà di giurisprudenza, i ragazzi di Our Voice, che dicono che se noi siamo uno Stato democratico, se noi vogliamo avere una libertà vera su cui costruire una nazione, su cui vivere, costruire un'economia, lavorare, fare la vita di tutti i giorni, bene, la libertà è qualche cosa per cui ci si deve battere, non è una cosa che ti viene regalata. Noi vorremmo che le persone che eleggiamo in politica, che fanno le leggi, diciamo stiano, lavorino anche loro per avere questa libertà, per avere questa chiarezza, per avere questa trasparenza. Bene, io vi ringrazio dello spazio che ci avete dedicato, vi consiglio di seguire gli articoli che potete trovare su Antimafia 2000 e vi do la buonasera. A te Massimo. Grazie a Viano Appi, riprendiamo dallo studio 1, ricordo Antimafia 2000, il sito per maggiori approfondimenti, dunque antimafia2000.com, il 2000 scritto in lettere, altrimenti non esce. Allora, io mi fermo qui per la trasmissione di oggi, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, vi ringrazio per averci seguito, ringrazio la regia Paolo Gavasso, altresì a Treviso Rosario Moreno con RST Radio Science TV che ci ha gratuitamente ripetuto questa trasmissione che nasce qui da Radio Piper, che ricordo anche le frequenze 93.8, 88, 800 MHz in RDS. Praticamente potete ascoltare l'emittente Radio Piper da Venezia fino a Pola, inclusa tutta l'Istria, o tra gli 88.8 o i 93.8 è sempre ricevibile con un segnale tecnico molto buono. Grazie per averci seguito, appuntamento come sempre la prossima settimana agli stessi orari. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper.